Ciao ragazze, allora questo sarà un video tag, come avete visto dal titolo si chiama tag 100 domande che nessuno osa fare. Avrò il cellulare ovviamente perché devo leggere le domande perché non me le sono stampate su nessun foglio. Mi è sembrato un tag carino, in realtà viene chiamato il tag delle 100 domande ma in effetti sono 90. Quindi non voglio fare un video di mezz'ora, quindi voglio partire subito. Vi lascio tutte le domande nel box di informazioni, di modo che se volete farlo anche voi ovviamente mi farebbe piacere. Allora, partiamo con le domande. Dormi con l'armadio aperto o chiuso? Ma in realtà non è che ci faccia molto caso, probabilmente certe sere dormo con l'armadio aperto, certe sere con l'armadio chiuso. Tendo a cercare di andare a dormire con la casa abbastanza ordinata, quindi tendenzialmente lo chiudo, però a volte capita di andare anche a dormire con l'armadio aperto. Rubi shampoo e balsamo negli hotel lasciando la stanza? Assolutamente sì. Faccio un po' la barbona, ma tutte le volte che vado negli hotel, prima di partire, a meno che proprio magari qualcosa non mi ispiri, non mi piaccia, li porto via con me, anche perché tendenzialmente quando sto in hotel non uso gli shampoo e balsamo che loro danno. Preferisco portarmeli da casa, avendo spesso tanti campioncini, quindi preferisco utilizzare i miei, però comunque li porto via, li rubo. Dormi con le lenzuola dentro o fuori? Allora, con le lenzuola fuori, vabbè, d'inverno usiamo il piumone, d'estate, in primavera, insomma, le lenzuola, dormo con le lenzuola fuori. Dormi con le lenzuola dentro o fuori? Penso che si intenda tipo rimboccate. No, non sono rimboccate, sono libere, però dormo con lenzuola veramente fino al naso anche quando fa tanto caldo, perché veramente mi sembra di essere al sicuro sotto le lenzuola. Mai rubato un segnale stradale? No. Ti piacciono i post-it? Assolutamente sì, ne uso tantissimi, sia a lavoro che a casa, per insomma ricordarmi le varie cose. Adoro i post-it, quindi mi piacciono un sacco. Tagli i coupon e poi non li usi? No, insomma, se trovo dei coupon li taglio per sicurezza, nel dubbio, però effettivamente spesso anche quando in giro magari mi danno dei codici sconto, dei buoni, spesso li tengo nel portafoglio e poi me ne dimentico. Però insomma, mi è capitato certe volte anche ad esempio al supermercato di ricevere dei buoni sconto e poi di utilizzarli. Preferiresti essere attaccato da uno sciame di api o da un orso? Ma da nessuno dei due. Però forse, non lo so, da un orso. Le api mi fanno un po' paura. Hai lentiggini? No, peccato perché mi piacciono molto, però no. Sorridi sempre nelle foto? Tendenzialmente sì, non faccio un sorriso a 45 denti, però sì, tendenzialmente sorrido. Qual è la cosa che ti irrita di più? Ah, sono tante, ne posso dire solo una. La maleducazione, la maleducazione forse. Conti mai i passi mentre cammini? No, però ogni tanto mi capita di contare gli scalini. Se magari devo fare tanti scalini, di contare quanti scalini faccio. Poi, mai fatto pipì in un bosco all'aperto? Assolutamente sì, perché io soprattutto d'estate, in primavera-estate, bevo tantissimo e quindi faccio la pipì in continuazione. E mi è capitato in un po' di occasioni, insomma, di trovarmi in giro e dover fare assolutamente la pipì. E quindi insomma sì, mi è capitato di farla in aperta campagna, in un bosco, all'aperto. Mai fatto la cacca in un bosco? No, quella no, cioè quella proprio non ce la farei. Balli mai senza musica? Sì, spesso. Aspettate. Poi, mastichi penne matite? No, non ho mai avuto questo vizio. Qual è la misura del tuo letto? Allora, qui a casa dei miei ho il letto singolo, a casa del mio fidanzato ovviamente il letto matrimoniale. Canzone della settimana. Canzone della settimana. Ah, mi piace un sacco, l'ho sentita da amici, quella che ha cantato Stash dei The Colors, quella che non so di chi sia. Non so di chi sia, però mi piace. Poi, secondo te i ragazzi stanno bene con il colore rosa? Sì, a me piace molto il colore rosa sui ragazzi, oddio, non è che proprio vorrei un outfit totalmente rosa, però magari una maglietta, non lo
non so, un pantalone sul rosa non è male, però il mio fidanzato non condivide con me questa idea e non vuole assolutamente indossare nulla di rosa. Guardi ancora i cartoni animati? Sì, cioè nel senso non è che li guardo abitualmente, però ad esempio qualche settimana fa che era venuto a Torino mio nipote, ho scoperto questo bellissimo cartone che si chiama Masha e l'orso e mi piace un casino, quindi è stra divertente, lo guardavo alla fine più io che lui. Film peggiore che hai visto? Allora, ce ne sono diversi film che non mi sono piaciuti, però in questo momento non mi ricordo i titoli, quindi magari ve li metto qua. Comunque uno era un film su un presidente americano, però in questo momento, oddio, non mi ricordo più come si chiama, che avevo visto credendo di andare al cinema e vedere un po' proprio la sua vita, quindi la storia della sua vita, anche magari a livello sentimentale, invece è stato un film politico, proprio sulla politica americana, quindi molto molto pesante. E un altro bruttissimo che ho visto di recente con Colin Farrell, che era ambientato anche lì, c'era questa bambina. Oddio, io ho dei problemi a ricordarmi i film che vedo, soprattutto se non mi piacciono, quindi scrivo il titolo, però quello lì non mi è piaciuto per niente. Se avessi un tesoro da nascondere, dove andresti a seppellirlo? Beh, non ve lo dico. Cosa bevi quando sei fuori a cena? Vino bianco o prosecco, birra o acqua frizzante? Mentre invece a casa bevo assolutamente solo acqua naturale. Vabbè, ogni tanto anche la birra, il vino, però tendenzialmente acqua naturale, mai la frizzante. In quale salsa mangi chicken McNuggets? Ketchup. Qual è il tuo cibo preferito? Il sushi e la pizza. Quali sono i film che potresti guardare e guardare senza annoiarti? Il velo dipinto, Le pagine della nostra vita. Questi sono i miei due top. Ce ne sono poi altri che mi sono piaciuti. Ah, tipo mi era piaciuto tantissimo Capitan Phillips con Tom Hanks, che appunto era ispirato a una storia vera. Ma questi sono i miei tre principali, insomma i miei preferiti, però ce ne sono anche altri che insomma vedrei all'infinito. L'ultima persona che hai baciato? Il mio fidanzato ieri sera. Sei mai stata scout? No, non ho mai fatto per me l'essere scout. Poseresti mai nuda per una rivista? No, proprio totalmente nuda no, però magari se mi pagassero veramente tanto tanto tanto, non vedo, potrei valutarlo, però mi devono pagare proprio tanto tanto tanto. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a mano su carta? Per San Valentino, il mio fidanzato. Sai cambiare l'olio ad un'auto? No, credo che non saprei veramente da dove partire. Mai presa una multa per eccesso di velocità? Faccio le corna, ma a febbraio saranno 10 anni che ho la patente e non ho mai preso una multa, mai. Il tuo panino preferito? La focaccina con prosciutto cotto e mozzarella. Cosa più buona da mangiare a colazione? Una torta, una brioche. A che ora vai a letto di solito? Molto tardi. Oscillo, a me non so, ma che sono quelle serate in cui sono distrutta verso le 11:30, se no tendenzialmente mezzanotte l'una. Sei pigra? Dipende, nel senso, io sono sempre in movimento, faccio sempre milioni di cose, però poi su alcune cose sono un po' pigra, tipo per esempio andare in palestra o fare magari cose che non mi piacciono particolarmente. Quando eri piccola da cosa ti vestivi per carnevale? Da zingara, non so perché, ma mi vestivano spesso da zingara. Quante lingue parli? L'italiano, un po' l'inglese, capisco un pochino il francese e lo spagnolo, ma non lo so parlare. Hai l'abbonamento a qualche rivista? No. Lego Playmobil? Lego. Sei testarda? Abbastanza. Che show americani segui? Ogni tanto guardo Jersey Shore, credo che sia l'unico, proprio come show. Mai seguito la soap opera? No, ogni tanto in passato guardavo 100 vetrine perché mi era capitato qualche volta di fare la comparsa, però non so se possa essere considerato una soap opera, e ogni tanto Beautiful, ma proprio così, insomma, comunque nell'ora in cui io lavoro, però insomma in passato mi è capitato. Soffri di vertigini? Non particolarmente. Canti in macchina? Sì, soprattutto quando sono da sola e mi annoio, canto a squarciagola. Canti nella doccia? Non sempre, però sì, certe volte canto anche piuttosto forte. Balli in macchina? No.
Mai usato una pistola? No. Fotografia da un fotografo? Quando l'ultima volta? Allora, ho fatto l'ultimo servizio fotografico che ho fatto è stato all'incirca 2 anni e mezzo fa. Sì, più o meno 2 anni e mezzo fa. Ti piacciono i musical? No, non mi piacciono. Secondo te è stressante il Natale? No, io adoro il Natale, mi piace tantissimo. Mai mangiato un Piero G? Non ho idea di che cosa sia, quindi no. O forse sì, non lo so. Quando eri piccola cosa volevi diventare? Volevo fare l'avvocato. Io già quando avevo 6 anni, 7 anni alle elementari, tutti dicevano io voglio fare la ballerina, io voglio fare la cantante. Arrivavano a me e dicevo io voglio fare l'avvocato, poi in realtà non l'ho fatto. Credi nei fantasmi? No, però credo che ci siano delle presenze, non necessariamente fantasmi, però credo che ci sia qualcuno in giro. Hai mai avuto un déjà vu? Sì, spesso mi capita e mi destabilizza un pochino. Prendi delle vitamine? Sì, soprattutto adesso col cambio di stagione prendo il polase, la papaya, certe volte della zuccheri e il supradin, perché mi sento morta con il cambio di stagione. Indossi ciabatte? Ma in questo momento? No, in questo momento le ballerine. Ciabatte? Sì, in casa sì, ovvio, pantofole. Indossi l'accappatoio? Sì, io quando mi faccio la doccia, all'uscita della doccia devo mettermi l'accappatoio, anche quando viaggio mi porto sempre l'accappatoio, quelli pieghevoli da tipo che si trovano anche da Decathlon, perché non riesco ad asciugarmi con l'asciugamano, quello che danno negli hotel. Cosa indossi quando vai a dormire? Pigiama lungo d'estate e d'inverno, sì, pigiama lungo d'inverno e il pigiamino corto con la canottierina d'estate. Qual è stato il tuo primo concerto? Il concerto dei Luna Pop, andavo alle medie. Avrò fatto seconda, terza media e ricordo che ero super esaltata per andare al concerto. Eravamo andati con delle mie amiche, ovviamente con mia mamma e le altre mamme e appunto delle mie compagne di scuola. Adidas o Nike? Nike, assolutamente. Cereali, Cheetos o Fritos? Non li conosco, ma i miei preferiti sono il muesli. Semi di girasole o noccioline? Ma non mangio nessuno dei due, però noccioline tra i due. Mai sentito parlare del gruppo Trevien? No. Mai preso lezioni di danza? Sì, da piccola facevo danza classica, però da piccola ero bella cicciottella e quindi ogni tanto ritrovo le foto e mi fa ridere vedermi col body rosa, bella in carne, però l'ho fatto per 2-3 anni e poi qualche anno fa, 2-3 anni fa, ho preso lezioni di baciata. Riesci ad arricciare la lingua? Così? Mai punta da un'ape? Sì. Lo ricordo come se fosse ieri, ero in campagna, avevo avuto l'idea di entrare nel prato, con dell'infradito e l'erba era un po' alta e con l'alluce, mentre camminavo, ho toccato un fiore dove era appoggiata un'ape che mi ha punto sul mio alluce e mi ricordo che mi aveva fatto un male cane terribile. Mai pianto dalla felicità? Sì, nell'ultimo periodo mi è capitato spesso di piangere dalla felicità. Possiedi dei vinili? No, forse mio padre, però io no. Hai un giradischi? No. Usi gli incensi profumati? No, li odio. Odio gli incensi. Sei mai stata innamorata? Certo. Chi vorresti vedere in concerto? Allora, mi piacerebbe andare al concerto di Francesco Renga. Mi piacerebbe tantissimo, tantissimo andare al concerto che farà Tiziano Ferro qua a Torino allo stadio. Ma non ho trovato i biglietti, quindi se qualcuno di voi vende il biglietto mi raccomando mi contatti. No, sì, poi mi piacerebbe vedere forse Madonna, insomma un concerto un po' particolare. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Un po' di tempo fa, forse un paio d'anni fa, Cesare Cremonini. Tè caldo o freddo? Rigorosamente caldo, il tè freddo non mi piace. Caffè o tè? Tè. Sai nuotare bene? Bene no, discretamente, nel senso che so stare a galla, so un po' nuotare, ma non è che mi faccio le gare di nuoto. Riesci a trattenere il respiro senza tapparti il naso con le mani? Sei una persona paziente? No, per niente, devo dire. DJ o band ad un matrimonio? Band, mi piacciono di più le band. Mai vinto un concorso? No, sono un po' sfigatina. Ti sei mai rifatta? No, assolutamente no, sono un po' contro
insomma, le rifatte in generale. Sai lavorare a maglia? No, per fare un po' punto e croce. La stanza migliore per mettere un caminetto, il salone, quindi il salotto col caminetto, stupendo. Vuoi sposarti in futuro? Sì, assolutamente sì. Quando eri al liceo, perché avevi una cotta? Ma ho avuto diverse cotte al liceo, devo dire. Io ero sempre innamorata, tra virgolette, di tutti, cioè di molte persone. Ma c'era stato un periodo in cui io e la mia migliore amica eravamo innamorate di due ragazzi che avevano un paio d'anni in più, che erano quindi in un'altra, sempre nel nostro liceo, però in un'altra classe, e siamo andati avanti per mesi con qualche scambio di messaggio, ma alla fine non siamo mai uscite con questi due. Però per fortuna, perché poi devo dire che l'ho rivisto poco tempo fa in giro ed è diventato veramente brutto, quindi va bene. Però sì, tante cotte. Hai bambini? No. Vorresti bambini? Sì. Colore preferito? Il rosa, rosa cipria, rosa, il verde acqua, insomma un po' quei colori lì. Anche il giallo mi piace molto. Chi ti manca in questo momento? Mi verrebbe da dire mia nonna, ma non solo in questo momento, lei mi manca sempre. Nulla, quindi queste sono le 90 domande, le ho terminate, spero di non essermi dilungata troppo. E appunto ve le lascio qua sotto nel box di informazioni se volete rispondere anche voi a questo video. Un bacione, ciao!